Le lettere di licenziamento sono arrivate qualche giorno fa. La risoluzione del contratto di lavoro è per 10 dipendenti. Dovranno andar via entro il 31 agosto. Si prendono cura degli 11 anziani della casa di riposo Maria Maddalena Spada di Ruvo di Puglia, attualmente ospitate in alcuni locali dell'ospedale, in attesa che siano completati i lavori di ristrutturazione della struttura. La Regione Puglia ha fatto sapere che questi spazi però devono essere sgomberati per la realizzazione di alcune opere per le quali la ASL ha già ottenuto dei finanziamenti che potrebbe rischiare di perdere. Gli ospiti troveranno sistemazione in casa di parenti, i dipendenti della Ruvo Servizi invece dovranno lasciare il posto di lavoro. Eravamo disposti a qualunque tipo di incontro, a qualunque tipo di soluzione per consentire che nello spazio temporale di 2-3 mesi, che è quello che ci diciamo, distanzia dal completamento della struttura vecchia che viene ristrutturata, sarà pronta fra qualche mese e quindi è pronto tutto il piano di rilancio, possa garantire il posto di lavoro a 10 persone, a 10 famiglie e possa ovviamente portare la Ruvo Servizi a tornare quella macchina che era produttiva di servizi per gli anziani. Si cerca una soluzione indolore. Dal comune fanno sapere che si tratta di resistere solo per i mesi che mancano all'apertura della casa di riposo prevista per gli inizi del 2016. Chiediamo una trattativa anche con Emiliano, presidente della regione, per trovare una soluzione per salvaguardare il nostro posto di lavoro. Troppi licenziamenti secondo voi? Sì, troppi, perché per seguirsi verranno gli altri.